Questa è la storia di un cartoncino che la maestra diede a un bambino. Il cartoncino e il bambino tagliò in tanti pezzetti che sparpagliò. Quel cartoncino era arrabbiato perché il bambino l'aveva tagliato. Mi hai fatto a pezzi, egli diceva, son brutto, inutile, così piangeva. Guarda mamma, ciò che ho fatto assomiglia proprio a un gatto. Il bambino però si divertiva e tutti i pezzetti in forme riuniva. Così giocando il bimbo imparava e sempre più forme egli inventava. Il cartoncino il pianto fermò perché in una storia si trasformò. C'era un gatto piccino piccino che faceva le fusa al bambino. Il bambino nel prato giocava col suo aquilone che in alto volava. Ma una ventata un po' birichina gettò l'aquilone sulla collina. Qui viveva un coniglietto che faceva l'arte. Si era scelto per compagna una simpatica coniglietta che si chiamava Elisabetta. Ogni giorno con lei andava al mare perché voleva imparare a nuotare. I coniglietti attraverso il mare in mille paesi possono andare. Funzero in Messico, in Giappone ed in Cina. Infine tornarono sulla collina. Qui l'aquilone era atterrato ed in sette pezzi si era sfasciato. Il coniglietto li ritrovò e un'altra storia ricominciò. C'erano streghe, robo e maghi, fiori, galletti, bambini, draghi. La continuazione non so quale sia, inventala tu con la fantasia.